da tanto tempo, questa è la prima volta che facciamo una degustazione insieme così, mi fa veramente piacere perché insomma sappiamo tutti Luca il talento che hai e quindi diciamo che oggi sono sicuro che ci divertiremo insieme ad assaggiare i vini. E oggi io quello che volevo fare è raccontare un po' la mia parte, cioè sostanzialmente chi siamo, per darvi un po' un quadro della situazione. E poi però ovviamente non voglio sovrappormi per le parti di degustazione, Luca, toccheranno esclusivamente a te, no? E io poi sarò a disposizione per le parti produttive, no? Perché alla fine poi mi devo prendere anche le cose, no? Di quelle che faccio. Quindi in qualche modo questo è quel che faccio. La nostra è un'azienda familiare. Ma fin qui direi che in Italia non è che ci sia una grande cosa. Poi la differenza un po', penso, nostra rispetto a molti altri è che la nostra è una famiglia un po' particolare, una famiglia che ha scelto di fare il Barolo già 3 generazioni fa. Mio nonno nel 61 era produttore di dolcetto d'Alba, di Ano d'Alba, e ha deciso che nel momento di massimo fulgore del dolcetto, nel momento in cui non si vendeva il Barolo, lui ha deciso di smettere di fare il dolcetto e andare a fare il Barolo. Quindi c'è stata una scelta un po' folle, coraggiosa, però io oggi lo ringrazio per questa follia, perché oggi sinceramente sono molto contento invece di avere questa responsabilità, no? di fare parola. È un'azienda nostra che è composta appunto da una famiglia che, oltre a scegliere, è una famiglia che si divide i compiti, nel senso che noi siamo 3 fratelli e mio padre, che dà il nome all'azienda, che è, diciamo, ognuno di noi ha un ruolo ben definito in azienda. Io sono enologo innanzitutto, quindi la mia parte rimane con le mani nel vino e poi però esco dalla cantina tanto, parecchio, perché il nostro mestiere si sa è quello. Io il mio primo viaggio, adesso confesso la mia età, così almeno lo storytelling funziona in modo un po' più onesto. Faremo 50 fra pochi giorni. Il mio primo viaggio per promuovere il vino è stato a 17 anni negli Stati Uniti durante la pausa estiva della scuola enologica di Harvard, in cui mio padre mi ha messo le bottiglie nella borsa e mi ha detto vai 20 giorni negli Stati Uniti, fatti portare in giro e parla di vino, no? Ed è stato, diciamo, un ennesimo shock, ma decisamente formativo come tutti i shock, secondo me, no? E quindi è stata una cosa molto bella che mi ha buttato nel mondo del vino, che da quel momento è diventato veramente il mio mondo e l'unica cosa che so e che faccio. Mio fratello Alberto si occupa dei vigneti, lui è specializzato in questo e noi abbiamo un po' penso, la caratteristica, il mestiere del vino è che sono un po' troppi mestieri messi insieme, no? Quindi riuscire a fare viticoltore bene, produttore bene, il gestore di azienda, chiamiamolo così, bene, è complicato perché diciamo impossibile fare tutto bene quando ci sono tante fasi così, no? Tanti settori d'azienda. Per questo noi abbiamo deciso di unire le forze, ma in qualche modo rimanendo specializzati. Ognuno di noi fa un pezzo. Quindi Alberto è, diciamo, lo specialista delle vigne. Paolo invece fa un po', diciamo, quello che viaggia un po' di meno, mio fratello più giovane, quello che invece però rappresenta la stabilità, perché mentre noi siamo in giro per il mondo, lui è in cantina, c'è sempre un occhio di famiglia che gestisce un po' le cose. Abbiamo in realtà 2 aziende, sono tre piccole aziende. Noi abbiamo voluto tenerle separate perché hanno identità molto precise e diverse. Pudorigia Almigagliato è alla Morra, ma ha vigneti in 5 comuni della zona del Barolo. Abbiamo 8 crew e tra crew stessi, comunali, Barolo Classico, facciamo 10 Barolo. Quindi diciamo che non ci spaventano le piccole quantità, le microvinificazioni. Ma ci piace molto l'identità territoriale, quindi combattiamo per mantenerla, per riuscire a tenere da parte, diciamo, l'identità che nella nostra zona fortunatamente ci sono, siamo ricchi di identità specifiche su ogni collina. E una parte appunto nella Langa, una parte nel Roero, dove è il paese di origine di mio papà, dove facciamo prevalentemente bianco, ma anche Nebbiolo, su sabbie, quindi su terreni molto diversi da quelli della Langa, anche se vicinissimi, 3 chilometri di distanza, ma mondi diversi, e oggi assaggeremo anche un po' questo. E poi c'è Tenuta Garetto, che è stato, come dire, quel treno che passa nella vita, no? Che uno decide se salirci sopra oppure no, anche se non se lo aspetta, no? E quindi inaspettatamente nel 2017 è arrivata l'opportunità di acquisire questa azienda che è nel Nizza, quindi mezz'ora d'auto da noi. Tenuta Garetto era stata l'azienda già che aveva un po' fatto parlare di Nizza all'inizio del progetto, perché faceva dei vini veramente accattivanti. Io me lo ricordavo perché il compagno di scuola di Alessandro Garetto,
proprietario assaggiavamo da ragazzini i suoi vini, erano vini che io ho sempre ritenuto significativi. E poi il destino della vita, tra l'altro, curiosità, ne parlavamo prima con Ivana, mi sono ricordato in questi giorni, ci sono stati 4-5 anni a Vinitaly in cui noi avevamo lo stand Gagliardo, di fianco a noi c'era la tenuta Garetto, no? Completamente, cioè ovviamente non avevo nulla a che fare, no? E poi è capitato nella vita che tenuta Garetto è diventata un'opportunità per noi e abbiamo deciso di acquisirla. Quindi oggi nello stesso gruppo di lavoro che noi abbiamo, gestiamo le due, che mezz'ora di strada ci consentono molto bene di andare di qua e di là, e quindi lo stesso gruppo di lavoro può imbottigliare da una parte, vendemmiare dall'altra, insomma fare tutto condiviso, no? E quindi ci permette anche di usare l'esperienza che abbiamo sviluppato negli anni a Barolo anche di là, no? Anche se è un mondo un pochino diverso. Poi c'è Villa M, che è una cosa un po' particolare, perché noi in Piemonte abbiamo questa tradizione un po' alternativa che è quella che io chiamo creazioni a base vino, cioè i vermouth, queste aromatizzazioni di basi vino, cocktail, cose del, quindi lì facciamo un paio di vermouth, delle cose un pochettino più, diciamo, un po' fuori dalla cosa. Non vi parlo del nostro stile produttivo, di cosa vogliamo fare, di tutte queste robe che abbiamo in testa. Perché? Perché oggi andremo ad assaggiare 8-9 vini insieme, e quindi ritengo che se c'è uno stile avrete modo di leggerlo, no? Perché se non lo leggete vuol dire che non c'è, che sono tutte parole, giusto? E quindi direi avremo modo chiaramente di chiacchierarne e di parlare, però intanto vi dico semplicemente i primi tre vini che andiamo a servire. Sono tre vini di tenuta Garetto, innanzitutto, partiamo di lì. Solitamente si parte con un bianco e io invece ho deciso di partire con quello che Veronelli chiamava il più rosso tra i bianchi e il più bianco tra i rossi, che è il Grignolino, no? Che in realtà è classificato come rosso, ma in realtà è una cosa alternativa. Ho scelto questo inizio anche perché Luca mi ha mandato un messaggio qualche mese fa, un sabato sera, direi sabato notte, che era un sabato tarda notte, con una foto. No, sì, mi hai anche probabilmente mi hai insultato nel messaggio. Cosa ti ho mai detto? Ma perché non me li mandi sti vini assaggiati? Mi hai infamato, ma hai detto non me li mandi. Allora io ho detto, dai, che questo può essere un vino invece per iniziare il nostro incontro. Questo è Grignolino. Secondo vino che serviremo è la Barbera d'Asti superiore di tenuta Garetto, vino di terroir, vino perché è quello territorio che dà, diciamo, un suo con quello che a me piace chiamare l'impronta digitale di quel vino lì, no? Unica e irrepetibile, che non vi racconto troppo adesso, poi dovrebbe saltare fuori nel bicchiere. Terzo vino è il nuovo progetto nostro, che è il Dertona. Giustamente direte, un altro produttore di Barolo che va a fare il Dertona, dice che fantasia. In realtà il Dertona è una cosa che è veramente una cosa che io ho in testa da tanto tempo, da tempi non sospetti. Però poi c'è stata l'opportunità di tenuta Garetto nel 2017, tutto non si può fare. E quindi tenuta Garetto, io quando abbiamo dovuto acquisire tenuta Garetto abbiamo stoppato qualsiasi altro sogno nel cassetto, e quindi il Dertona è rimasto lì. No, nel frattempo sono arrivati tutti, no, a fare il tenurasso, nel senso che tanti produttori di Barolo sono arrivati. Io adesso arrivo quasi ultimo, anche se ero uno dei primi ad averlo pensato, però questa è la vita, e così via. Sono contento però di averlo fatto, sono 5 ettari che abbiamo piantato a 400 metri di altitudine, un terreno pazzesco veramente, sembra di stare sull'Etna, ma siamo in Piemonte, un terreno scuro, nero-verde, una saponite, e quindi insomma via, adesso io mi taccio anche perché a proposito è sempre quello di parlare poco, però poi quando inizio a parlare delle mie cose mi nervico sempre, vado lontano. Quindi questo è, grazie tante di essere qui a assaggiare. Ciao ragazzi, adesso stanno chiesi che stanno arrivando chi altro, noi cominciamo. Beh, non ho voluto dire quanto ci conosciamo perché non vuol fare vecchio problema, ma ci conosciamo più di 20 anni, quindi il suo babbo, prima col babbo, poi con lui, diciamo qualche anno più di me, però siamo cresciuti insieme nel mondo del vino. Più ho fatto Veronelli, l'ho fatto a Piccoli, no, più di 20 anni fa, i primi corsi ho fatto a 15 anni, quindi 43, quindi sono quasi 30 anni. Da cosa posso dirvi? Allora, sono molto contento di presentare questi vini nella mia terra. Chi mi conosce non faccio tanti eventi nella mia terra, se non salvo le serate in esclusiva che faccio con il mio fratello Brio nella città dove abito, anche se io sono del mare, non sono dentro terra, ci tengo a dirlo, anche se sono un grande tifoso del Cesena.
Cosa dire? Allora, quando si gusta un vino va collocata da lato nello spazio temporale, quindi il vino che abbiamo servito, che è questo Grigliolino 2022, l'annata dell'immediatezza, l'annata dove viene fuori subito quello che è la parte del vitigno, in questo caso questa parte florale e fruttata. L'immediatezza cosa vuol dire? Che al momento della vendemmia l'asse che compone un grande vino, che è il frutto, l'acidità, il sale, la textura, inteso come stato secco, l'acidità, e sulla stessa lunghezza d'onda. Questo cosa identifica? Un'impronta stilistica ben definita da subito. Oggi non parliamo basta, rompiamo i dogmi, questi cazzo pseudo comunicatori, scusami cazzo, i romani un cazzo che non intercalare, ogni tanto ci sta. Anche Piemonte. Ecco, intanto sono tutti amici qua, ci sono tutti, chi più che meno, anzi, buongiorno signore, mi sono presentato prima, mi scuso, forse non lo conosco lei. Quindi oggi non esistono i vitigni aromatici, ogni mi rifaccio quello che tu hai detto, una grandissima cosa, l'impronta digitale del mio territorio. Oggi non esistono i vitigni aromatici, chi parla di vitigni aromatici deve cambiare lavoro, come chi parla di minerale al naso deve proprio cambiare lavoro, non deve neanche servire il vino, deve servire l'acqua arancia. Ogni vitigno ha il suo timbro aromatico, tutti i vitigni hanno un timbro aromatico, che è la micologicità di un territorio, di un vigneto, di un vitigno e di una filosofia aziendale. Quindi il 22, andate a vedere il vignolino. Questo è così, questo vino dice lo voglio più denso, lo voglio più pesante, lo voglio più... Il vignolino è questo qui, colore scarico. Un vino granato insieme, quindi non è il riflesso, è proprio il dopo. Vedi che se non guardi come fai a capire il colore, no? Non si fa così, così lo devo detto, così, così sotto, qui dentro, qui giù e guardi dentro, così lo vedi bene. Questo è scuola pittorica. Quindi il doppio colore tipico, scarichissimo. Però cos'ha? Il background stilistico al naso, questa parte florale che ricorda la peonia, ricorda la lavanda, così quasi il naso polveroso, powder di lavanda, come in inglese, no? Deep powder di lavanda, questo finale profondità di naso che ricorda la parte polverosa, tipica del vignolino. Poi cosa viene fuori? Le altre con le figure, sono andate, tra virgolette, un po' più fresche rispetto alla 23 euro, 17, viene fuori anche la parte fruttata, non dico mai, dark, ma white, frutto bianco, quindi ricorda molto un po' giallo. Un melograno quasi, questa nota fragrante, non di zuccheri, perché non c'è zucchero, ma fragrante dell'uva. Leggermente, concedetemi anche sottile un po' diluito, ma di estrema finezza, basta. Non è statico, servito fresco, un vino pensato da bere tutto l'anno, ma con qualche grado poi, servito fresco, se fuori 40 gradi, lo servi 15 gradi, mi sembra fresco perché c'è un'escursione termica tanto, però è il vino come andrebbe servito, i rossi vanno serviti a 15 gradi ragazzi, basta, poi 18-20 gradi, è troppo per un vino rosso, i rossi vanno bevuti a 15 gradi e bianchi a 11. Poi cos'è? Guardate la grandissima l'escursione, nonostante che ha un colore, questo è 11, vuole essere scarico come quello scarico, ma quello è il colore dell'uva. Provate la densità nonostante che ha lo spessore, che avete una massa, non guardate gli archetti, non contro un cazzo, è già la quarta volta che ti dice, devo guardare come gira la massa, vedi? La massa, tu come è compatta e si ferma, boom, in blocco. Quello è il grande equilibrio, maturazione perfetta delle uve, equilibrio e densità. Non è l'altro che non fa densità, è lo spessore dell'uva. Vedete la massa, guardate? Sì, è scorrevole, però la sufficienza è compatta, tum, e si ferma compatta. Gli archetti non servono a niente. Bocca, il suo picco di città, che è il suo background stilistico, soprattutto dei vini di quella zona, dopo andiamo anche sulla Barbera, che è uno dei vitigni per la città per eccellenza. Quindi questa grande freccia ti entra come il palato, tu ti tagli la lingua e però si espande subito in là. Questa leggera pellicola che mette sulla lingua, che è il sale, bilanciato la cosa, una grandissima freschezza, quasi agrumato, ricordo quello di un pelmo rosa, questo tocco citrino. Cos'è dato questo? Io vi spiego una cosa. Due di cazzo, grande freschezza, grande sale, due cose unisce uno con l'altro, invece è una cavolata, è sempre un up. Se il sale risalta la freschezza risalta il sale, non si annientano, si esaltano. Ma due cose sono forti tra di loro, sono due estremi, ma uguale picco, non si annullano, si up up, si esaltano con l'altro. Infatti lo ti permette di avere viabilità nel vino, non è infatti. Un vino con tanino c'è, ma da cosa compensa? Un grande sale e una grande città. Tanti rossi con una città così, dopo due secondi non riuscite in bocca. Questo è la sua piacevolezza. Barbera, 2021, grandissima annata per me, di molti. 19, 16, 10, grandissima annata. La virtù su me ha quella cosa che, oltre che ha la fattura della grande annata, terrà molto del tempo, perché sono stati baciati nel finale di vendemmia che ha fatto le squacque, vedi mi si sbaglia, adesso poi non capisco niente di vino, però anche io in vigna ci sto ogni tanto, non è vero?
che non capisci di vino, è vero, però che vino ci vado, no, col cazzo, che sto facendo una fatica. È tutto qua dentro. Ci sono stato una volta a fare la vendemmia, alla seconda vita ho mollato. Adesso sono fuori. Quindi, così come è tipico della barbiera, quindi questo bello, l'umidità per fondo. Guarda, vediamo subito lo spessore del vino, guardate la densità com'è. Vedete, proprio la massa è spessa, omogenea, compatta. Questo vuol dire uve sane, grande annata, la creazione di franchi di uve perfette. Di dare un'impostazione che ha già un suo equilibrio, perché non esiste il vino equilibrato solo da maturo, c'è l'equilibrio da giovane, l'equilibrio da pronto, l'equilibrio da venuto. Ogni fase del vino ha il suo equilibrio. E ricordatevi che il vino col tempo non migliora, cambia. Non è che se ci metti un tavernello ti diventa un Petrus. Il grande vino sei è grande subito. Cambia, bravo. Cambia che diventa più morbido, cambia la città, quello che dicono in giro, tutti voi avete un palato va rispettato. Se invece vogliamo parlare di cose, chi capisce il vino, chi guarda nel bicchiere, non essendo tecnico, ma essendo reale con il bicchiere, bisogna dire la verità. Quelli che dicono 10.000 profumi, come quel cazzo di sommelier che fanno così, o giornalisti. È corto, cazzo, non lo bevi. Queste cose qui, sono in casa con una ditta di sputacchiere perché al limite le ho fatte togliere, ho fatto caso perché sono denigrato il loro brand. E ti ascolta, io lavoro nel vino per sputare, ma dovrai tagliare, ho detto. Ne bevi meno, cazzo, non sputare. Giusto? Sì. E bevi meno. Certo. Il naso, vediamo noi. Stai attento. Barbera, 20-21, annata bella della densità, della potenza, della grande longevità, l'annata della longevità. Naso, tipico di questa barbera, bellissimo. Piccolo e fruttuoso, si mora selvatica e si fonde con questo cassis. Quindi ha la densità del cassis con la acidità ancora della mora. Parte selvatica, non floreale, selvatico, non selvatico, ricordo, tipico di questa barbera, che è stata il rabarbaro e di querizia. Questa parte bitter nose, ma sempre tagliente, la sua pulizia, ecco, il timbro stilistico di Gagliardo, in questo caso di sempre il enologo, è di dare vini puliti, le riduzioni, aspetta lo vino che puzza. Allora vedi, le riduzioni facciamo. Mamma, mi ha fucinato. E timbro stilistico, pulizia, i vini sono adesso puliti, riconosciuto. Le aziende oggi nel mondo vogliono vini puliti, che non vuol dire vino costruito, attenzione, tecnologia in vigna, in cantina, non vuol dire che fai vino tecnologico, la tecnologia in cantina ti permette di rovinare quello che la terra ti dà, quindi non è sfattare, prima la barrica andava solo barrica, adesso va più bene, sono cavolato, c'è vino e vino per ogni contenitore, a seconda delle annate, e non è perché un grande vino deve fare per forza 20 mesi di legno per 6 anni, ci sono delle annate che ci vuole meno legno, delle annate ci vuole più, va interpretato. Qui torniamo noi, mora, la città, la parte di cassista, la densità, il primo stilistico, la base di Cristo, questo finale salmastro, è un caso molto salmastro. Al palato devi, bisogna oggi fare 0,2.0. Palato com'è? Densità e freccia, prima era bocca di tensione, espansione, adesso è prima espansione, poi tensione, il frutto mai opponente, mai maturo, ma sempre con la sua vista. Grande nota balsamica al palato, molto balsamico, quasi erbo officinale, quella cosa di leggera stringenza, è il tannino che c'è, è che la vera ha dei picchi di acidità pazzeschi, quindi nel 21 cosa riesce a tenere? Una grande densità dell'annata con una grande acidità, quindi cosa ti comporta? Abbiamo un vino buono subito, piacevole, ricordate, la massima espressione di un vitigno, sei anni, i primi 4-5 anni di vita. Dopo hai una standardizzazione di quel vino, ma di quel vino non che standardizza il vino, ma di quel vino lì va ad appiattirsi un altro, ma è tipo stilistico, se tu vuoi riconoscere un vino alla cecca, vuoi riconoscere nei primi 4-5 anni di vita, è la massima espressione del timbro aromatico, poi sai che c'è, dopo 27 anni non ho detto che sono il migliore, ma non ho mai trovato nessuno come me, quindi posso permettermi di dire questa cosa, ho cambiato sì i fegati, quindi qualcosina, no Crociani? Sì, sì. Oggi mi stai un giorno col cellulare, mi fai una roba col cellulare, stai prendendo tutto. Certo, no, ma è musica, è musica, sinfonia proprio, ecco, perché nessuno l'ha mai fatto prima. Quindi capite cosa vuol dire, che tutti voi avete un palato, io non sono qua a dirvi, non dovete bere questo, dovete comprare l'altro, sono qua a dirvi i punti di forza di questa azienda. Perché è facile dire sì, è bello che i profumi ci sono, poi tu ci senti il cocomero, lui ci sente la ciliegia, chi ha ragione, è sempre un frutto rosso. Però devi capire i punti di forza di oggi, di tenuta Galetto, Gagliardo, poderi e famiglia. Pulizia, rigore stilistico, grande interpretazione di identità, esaltazione del territorio, di vigneti con la grande riconoscibilità dell'annata del territorio. Poi ti piace? No, non è che posso piacere, ti piace le buone le bionde, sai che gli piace anche il trasfondo, sai, di mattina. Quindi cioè, non puoi piacere a tutti. Però questi sono vini di qualità, sono vini di territorio, identità, riconoscibilità.
poi se uno dice non volevo proprio per fondo un altro, cioè, se uno dovesse seguire tutto quello che vuole il produttore dovrebbe fare 100 vini. Questo è il territorio, da di lì non si esce, questo non può essere naturale, questo non può essere naturale, questo non può essere naturale, adesso lo andiamo a bere. Stiamo l'ultimo Timorasso, perché grande scelta, perché chi lo dice sempre che il bianco va proprio dello sfattiamo, questo ha talmente densità, pensa lui, ha talmente spessore, ha talmente un grip più, che è anche non più forte del Barbera, ma va nel finale. Quindi io ho avuto l'onore di lanciarlo per primo, come ho fatto l'anno scorso, ho dovuto fare un video, ho dovuto dargli subito, ho dovuto fare un video che ha spopolato, non so quanta gente l'ha visto. Quindi non vi invito subito non al naso, mettetelo in bocca, anche qui chi lo dice che il vino va prima al naso? Cioè, l'80% del vino è il palato, ragazzi, devi certi vini profumati poi in bocca e acqua, tipo il Sauvignon della Nuova Zelanda. No? Mettetelo a palato, qui sentite il carisma di questo chiacchierino, il Timorasso. Questo possiamo paragonare a nessuno, Timorasso. Forte carica a sé che tira fuori il catalizza il sale dal terreno, grande tenuta nel tempo, ma grande immediatezza anche negli anni giovani. Frutti che vanno nell'annate, questo è 22, vero? 2. Con una 22, quindi ti ricordo un po' più l'agrume e il frutto polpa gialla, un po' più scarico, quindi in questo caso un lime al naso, questo lato di melone, in secondo questo tocco simpatico ricorda il geranio, questa chiusura ti ricorda l'incenso e la salamoia, l'oliva verde, quando apri il barattolo c'è quella parte sassosa, dopo due giorni che è preso, che è quella patina, quindi proprio la salamoia, la parte sassosa, e com'è la bocca? È un mistra potenza, eleganza, sale, meno freschezza, ma il sale bilanciato da un grande spessore, quindi una grande polpa del vino, la ciccia, non l'alcol. Ecco il grande Luca Ioli, mio amico, vieni qua, grande Luca, ben arrivato. Ti metto qua, va bene? Sì, va bene. Sì. Dopo ti vengo a abbracciare. Va bene. Siamo appena partiti, guarda. Qui tenuta a Garetto e andiamo, gli puoi servire? Sì. Simona, grazie di tutto. E la bocca quindi cos'è? La bocca è espansione, grande densità, grande beva. Ecco, la cosa piacevole anche sono le persone che la beva. Poi, sul Timorasso mi è piaciuto perché ci sono altri produttori che fanno prima Timorasso, io ce l'ho. Secondo me negli ultimi anni alcuni produttori sono stati estremizzare troppo, andando a togliere quello che poi è la semplicità di unificazione, cioè qui non hai bisogno di andare a fare macerazione come fanno alcuni, su lì come fanno gli altri, a volte lì da tu sono dei vini che basta il suo percorso che tiri fuori il meglio di sé, a volte tanti si fanno il tipo di mentale, si chiama novità quando la qualità ce l'hai nella semplicità, cioè non è perché la vinificazione normale in bianco dice che non tiri fuori un vino bianco normale, cos'è? L'altro agio che li fa da 50 anni sono dei vini cattivi. Punto. Quindi questo magari rispecchia proprio il Timorasso, è proprio questa cosa, anche troppo freddo, se lo aspettate per 2-3 minuti che si scalda, capite l'upgrade che può avere un vino bianco, e ricordate, i vini nel mondo, a parte vi dico come Nebbiolo, che è unico, come può essere Sangiovese, non tanto più Pinoleo, cioè quelli che tengono di più nel mondo, nel tempo, sono i bianchi e i rossi, se tu vai a vedere i vini bianchi nel mondo, colchi i vitini bianchi, 15 vitini bianchi che tengono nel mondo, non li tiri fuori, vitini, monovitino, rossi, che te vuol dire che tu ne bevi 100 bottiglie e 100 sono buone, non che ne bevi una tanto, che è la fortuna, bevi una bottiglia tutta bene, punto, uno può parlare se ha bevuto, non se non ha bevuto, ah ho bevuto sto Taurasi, non per parlare del Taurasi, non sono mi sto messo bene a dire, ho bevuto una bottiglia, sei stato grande vino, sì, ne ho bevuta una, ne avete 50 per dire c'è un vino che può tenere, con una bottiglia non puoi avere una che esiste, non c'è una storytelling, e questo è importante, adesso facciamo una pausa, grazie ragazzi.